In uno dei video riservati agli abbonati qualche settimana fa avevo parlato di uno studio che aveva lavorato sull'idea di mandare una vela solare su Marte in 26 giorni invece che 6 mesi. Potenza! Non avevo commentato più di tanto, però poi ho approfondito un po' le cose, mi è venuta la curiosità, la voglia di fare un po' di calcolozzi. E questo video non lo limito agli abbonati per aumentare la possibilità di occhi che controllino i vari conti che ho fatto, perché mi sono quadrati i conti, ma non le unità di misura. E quindi magari qualcosa, qualcuno riesce a vederlo. Allora, la prima cosa che ho fatto sono andato su Wiki a vedere il vento solare, no? Che dovrebbe essere responsabile di queste veleggiate nello spazio. E ho scoperto che la cosa è molto complicata perché sono particelle ad alta energia di vario genere, però c'è un dato interessante che viene riportato e che è la pressione proprio in nanopascal, che va da 1 a 6 nanopascal, cioè un range, dipende anche dai momenti di maggiore attività del Sole, per esempio può aumentare, no? E tra l'altro mi sono divertito, no, mi sono sbizzarrito, ma mi serviva per fare i conti poi dopo sull'unità di misura, di ridurre il Pascal alle unità fondamentali. Pascal è Newton fratto metro quadro. Newton è chilogrammi per accelerazione, metro secondo quadrato, forza uguale massa per accelerazione. Quindi abbiamo chilogrammi. Un metro qua, 2 metri sotto, ne rimane due sotto, quindi m la meno 1, s la meno 2. Questo è il Pascal tradotto in unità elementare. Dopodiché, mi sono andato a calcolare invece una cosa che avevo visto nelle mie revisioni di testi di fisica e non sono riuscito più a trovare l'esercizio, che era molto interessante, faceva calcolare le dimensioni delle sassolini o polvere che ci sono nel sistema solare, come venivano spinte dal vento solare, ma dal vento solare però inteso non come particelle dotate di massa, ma come fotoni. I fotoni, secondo le equazioni di Bohr, hanno una quantità di moto, quindi spingono anche loro, anche se non hanno massa. E quindi mi sono messo a calcolare i fotoni solari con il risultato soddisfacente di aver trovato un valore, diciamo, molto simile a quello riportato poi sul web da qualche parte. Però io mi sono fatto il conto, sono divertito a fare il conto a partire da una cosa facile che so, la costante solare, che sono 1300 e rotti kilowatt al metro quadro, che se anche qui se lo riduciamo alle unità elementari, il watt sono joule al secondo. Il joule è energia, l'energia se la vediamo nel caso per esempio dell'energia cinetica è massa per velocità al quadrato, quindi massa per v quadro su s quadro, ma siccome qui c'è fratto metro quadro, la massa, il metro al secondo quadrato, cioè, la velocità del quadrato che è m quadro su s quadro, l'm quadro va via con questo fratto m quadro, rimane soltanto più 3s al denominatore. Una dovuta al fatto che per passare dai watt ai joule, cioè joule al secondo, quindi ce n'è uno sotto, e poi il fratto secondo quadrato della velocità. Ora vediamo da dove salta fuori questo valore. C'è un po' di calcolozzi da fare, cominciamo con la prima serie, che è questa. Allora, un fotone, singolo fotone, ha l'energia pari ad h nu, famoso effetto fotoelettrico per cui Einstein prese il Nobel. Io ho messo fotone giallo perché mi sono anche calcolato quanto valeva come numero, poi mi sono accorto in realtà che non mi serviva il valore,
perché poi queste grandezze nei vari calcoli si semplificano, quindi posso evitare di calcolare quanto è l'energia di un fotone giallo, giallo perché il colore dominante, diciamo, lo spettro solare, con una frequenza, con una lunghezza d'onda di circa mezzo micron. Comunque, la frequenza è 1 sul periodo, quindi hν diventa h su t. Il periodo è spazio fratto velocità, quindi lunghezza d'onda fratto c. Il fratto c significa che c va davanti, sopra e sotto c'è un fratto lambda. Quindi questa qui è l'energia del fotone, giallo o rosso che sia, sempre quella lì. L'equazione di de Broglie ci dice che la quantità di moto del fotone giallo, ma di qualsiasi altro fotone, è h, costante di Planck, fratto lambda. E cosa mi serve la quantità di moto? Perché la variazione di quantità di moto fratto la variazione di tempo ci dà la forza, la famosa legge dell'impulso. E qui è curioso notare che il delta P, la variazione di quantità di moto, potrebbe eventualmente essere considerata doppia nel caso di una vela riflettente, perché se la vela assorbe il fotone, la quantità di moto del fotone è la variazione di quantità di moto che fornisce come impulso, ma se si trattasse di una vela riflettente, il fotone torna indietro, la variazione di quantità di moto è doppia. Io per adesso l'ho considerata singola e sono arrivato al risultato che c'è poi nel web. La pressione, ho scritto press perché P, però vettore, come quantità di moto, non volevo che si confondesse come P non vettoriale, che è la pressione. Forza fratto superficie. Definizione pressione. La forza è questo delta P su delta T, quindi io metto delta P su delta T e su superficie. Questa la ho. Ah, al posto del delta P metto la quantità di moto del fotone che è H su lambda. E quindi abbiamo sopra c'è solo H, sotto c'è lambda, c'è S, c'è delta T. Questa è la pressione esercitata su una certa superficie dai fotoni, da ogni singolo fotone. Andiamo avanti con i calcoli e giungiamo a questo numerazzo qua. Cosa succede? Bisogna calcolare quant'è il numero di fotoni, per quello il calcolo su un fotone. Quanti fotoni ci sono in un secondo, in un metro quadro? Beh, si prende la costante solare che, calcolata come era prima, calcolata come energia, diviso come si dice? L'energia del singolo fotone, quindi tutta l'energia che arriva, la costante solare, diviso l'energia del singolo fotone, e sai quanti fotoni ci sono, no? Quindi l'energia del fotone giallo, abbiamo visto un attimo fa che era hc su lambda, quindi il fratto fratto lambda va sopra, costante solare, sotto c'è un hc. E a questo punto la pressione totale di tutti questi fotoni che arrivano a metro quadro ogni secondo è la pressione per il numero, la pressione del singolo fotone per il numero di fotoni. La pressione del singolo fotone è questa roba qua che abbiamo visto, H fratto lambda S delta T, H fratto lambda S delta T. Dopodiché c'è moltiplico per il numero di fotoni, che è questa espressione qua, lambda per Ks fratto hc. Vedete che, come per magia, con grande comodità, somma soddisfazione, vanno via le costanti di Planck, vanno via le lambda. Quindi questo vale per tutte le lunghezze d'onda di tutti i fotoni. Rimane solo un Ks sopra, una superficie un delta T sotto e anche una c. Andiamo ai numeri. Allora, chiamiamo Ks diviso C diviso S diviso delta T. Ks, la costante solare, 1,36, per dice la 3 perché sono kilowatt, kilojoule, chilogrammi secondo cubo, diviso la velocità della luce, 3,0 per 10 alla 8 metri al secondo. Diviso superficie, parliamo di un metro quadro nella costante solare, diviso il delta T, che parliamo di un secondo.
Ecco, qui se metto un metro quadro e un secondo, le unità di misura non quadrano. Beh, lasciamole così, forse non bisogna neanche, non bisogna tenerne conto, non lo so. Se invece le tengo, escludo queste due, quelle altre mi danno il Pascal. I numeri cosa fanno? 1,36 diviso 3 fa 0,45. Poi abbiamo 10 alla 3 diviso 10 alla 8, quindi 3 meno 8 fa meno 5. 10 alla meno 5, adesso facciamo un 10 alla meno 6, così andiamo nei micro. Ci avanza un 10 che prestiamo a questo 0,45 che diventa 4,5. 4,5 micro Pascal è il dato che ho trovato sul web, vi ho allegato credo la pagina, e coincide a due cifre significative. E cosa succede? Che questi 4 micro Pascal sono 1.000 volte di più dell'1 o dall'1 al 6 nanopascale. E quindi la pressione dei fotoni della luce è superiore alla pressione di 1.000 volte, la pressione del vento solare causata dalle particelle materiali dotate di massa sputate dal sole. E evidentemente perché le particelle sputate dal Sole sono una rarità, mentre invece i fotoni sono una costante, i fotoni vengono buttati via continuamente a vagonate. E questa è una cosa interessante che per esempio non sapevo. Non lo sapevo assolutamente, è curioso. Quindi i fotoni solari abbiamo calcolato, diciamo, la pressione dei fotoni solari. Nel video successivo andiamo a fare un altro conto interessante, che è quello del il soffio solare. Questa pressione dei fotoni solari, che è preponderante, non serve andare a vedere quell'altra delle particelle di massa, quindi questo vento di fotoni, come soffia la materia intorno al Sole? E si scoprirà una cosa buffa, che io avevo già visto appunto in quell'esercizio che vi ho detto che non ho recuperato, che se le particelle sono più piccole di di una certa dimensione, vengono soffiate via. Quindi il soffio solare supera la forza di attrazione gravitazionale, mentre se sono un po' più grosse, la massa prevale e il soffio diventa sempre più trascurabile. Quindi cosa succede in pratica? Che nel sistema solare ci sono solo sassetti, sassettini e eventualmente grossi asteroidi e non polvere, perché la polvere è proprio buttata via, va a finire fuori dal sistema solare. Forse la famosa nube di Oort è il risultato di questo soffio. Ogni stella soffia la polvere e la polvere rimane in zone, diciamo, interstellari dove il vento solare delle varie stelle si compensa e allora rimane lì tranquilla, ma vicino non ci riesce a stare, capito? Interessante. Prossimo video vediamo il soffio solare. Vai!